Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi maglione natalizio, sfondo super, iper, mega natalizio perché anche oggi parliamo di Natale, in particolare del menù delle feste, di quello che sarà il mio menù di Natale. Si tratta di un video un po' improvvisato, ho deciso di farlo all'ultimo momento, non avevo programmato di farlo quest'anno, a differenza degli anni scorsi, poi però nei giorni scorsi ho iniziato a ricevere su Instagram i vostri direct. Jenny, ma non fai il video sul menù di Natale? Jenny, ma non ci dai qualche idea sul menù di Natale? E quindi eccomi qui. In questo video non solo vi racconterò quello che sarà il nostro menù di Natale, ma vi darò anche le ricette con le dosi, i passaggi, quindi non vi preoccupate, perché se non riuscite a trovare le ricette nei video passati, qui racchiudo tutto, così almeno avete un video di riferimento. Anche quest'anno il Natale lo faremo qui a casa nostra, siamo un bel po' perché come saprete la mia famiglia è abbastanza numerosa, quindi ci sarà tantissimo cibo, ci saranno un sacco di cose buone da mangiare, soprattutto antipasti. E come al solito io sono l'addetta agli antipasti, anzi io e Gigi siamo gli addetti agli antipasti, un po' perché ci piace farli, ci piace sperimentare sempre cose nuove, un po' perché ci piace mangiarli. Io ad esempio amo gli antipasti, se fosse per me farei un pranzo interamente di antipasti, quindi tante piccole portate, tanti assaggi, tante cose da stuzzicare. Io divento matta, quindi anche per questo mi piace prepararne tanti, perché mi piace mangiarne diversi. Partiamo subito con gli antipasti che mi richiedono più tempo, quindi quelli che inizio a preparare già dal giorno prima, dalla mattina della vigilia, ossia la pizza e la focaccia. Quindi quadernino alla mano perché va bene che mi ricordo tutte le ricette, però non vorrei sbagliare. Quindi per una teglia da 40x30 cm vi serviranno 650 g di farina forte, quindi adatta alla panificazione ideale per pizze, focacce, lievitati, eccetera. Io utilizzo la Caputo Nuvola o Pizzeria, sono quelle con cui mi trovo bene di solito. 2 g di lievito di birra secco, 450 g di acqua e 13-14 g di sale, a seconda di quanto vi piace sapida la pizza. Io faccio 14 g per non sbagliare. Questa ricetta ha una bella idratazione, siamo a un 70% di idratazione perché su 650 g di farina abbiamo 450 g di acqua, quindi non sarà semplicissimo lavorarla se siete alle prime armi. Di conseguenza vi consiglio di diminuire un po' la dose di acqua, magari state sui 400 grammi, anche qualcosa meno. A questo punto che cosa faccio? Lascio riposare il mio panetto per circa un quarto d'ora a temperatura ambiente, lo lascio sul piano di lavoro. Dopodiché, trascorso un quarto d'ora, prendo il mio impasto e inizio a fare delle pieghe, quindi prendo il panetto e inizio a piegarlo su se stesso. In questo modo darò forza all'impasto. Lascio riposare ancora un quarto d'ora, 20 minuti e ripeto le pieghe nuovamente. Lo faccio mediamente 3 volte. Quindi è passata circa un'oretta e a questo punto metto il mio impasto in una ciotola bella unta, copro con della pellicola e lo lascio in frigo per circa 24 ore. Per questo vi dicevo che devo partire il giorno prima. Trascorse 24 ore, tiro fuori l'impasto dal frigo e lo lascio a temperatura ambiente 2-3 ore prima di stenderlo nella teglia. Teglia che deve essere oliata per evitare che si attacchi la pizza. Stendo l'impasto con i polpastrelli, quindi schiaccio dal centro verso l'esterno con i polpastrelli e lo lascio lievitare ancora un'oretta. Più tempo lo lasciate lievitare e meglio è. Dopodiché, trascorso questo tempo, lo schiaccio ancora, lo bucherello ancora un pochino, farcisco la pizza con salsa di pomodoro, mozzarella, tutto quello che mi va di utilizzare in quel momento. Solitamente faccio sempre una margherita e una farcita, tipo con prosciutto, carciofini, olive, e poi metto in forno a 230 gradi, 240 gradi per 20 minuti, però sempre controllare la cottura, anche perché vi consiglio di metterla non sul ripiano più basso del forno, ma nemmeno su quello centrale, quindi su quello intermedio. E voilà, questa è la mia pizza in teglia. Comunque trovate sempre i video sul mio canale. Antipasto numero 2, la focaccia. Mi piace tantissimo perché la si può mangiare in mille modi, anche mangiata così, oppure con gli affettati, con l'insalata russa, con tutte le varie salsine che ci saranno. Dosi anche qui per una teglia da 40x30 cm, 600 g di farina, anche qui farina forte, 2 g di lievito di birra, 450 g di acqua, quindi qui abbiamo un'idratazione maggiore perché è stessa quantità di acqua ma 50 g di farina in meno, infatti abbiamo un'idratazione al 75%, il che significa che l'impasto sarà ancora un pochino
pochino più difficile da lavorare a mano perché sarà molto umido, molto ricco d'acqua. Mezzo cucchiaino di zucchero, 13 g di sale, 30 g di olio extravergine di oliva e poi acqua, olio e sale per fare la salamoia da spennellare prima della cottura. Il procedimento è leggermente diverso, ma è comunque semplicissimo. Faccio sciogliere il lievito nell'acqua e aggiungo anche il mezzo cucchiaino di zucchero che aiuterà a dar spinta, che aiuterà la lievitazione. Dopodiché vado ad aggiungere la farina, l'olio e per ultimo il sale. Ricordate che il sale non deve mai entrare in contatto con il lievito perché lo disattiva, quindi potete utilizzare lo zucchero, potete stare attentissimi, ma se il sale entra in contatto con il lievito, ciao, non lieviterà un bel niente. Impasto tutti gli ingredienti e faccio quello che ho fatto per la pizza, quindi lascio riposare sulla spianatoia, faccio le mie pieghe, rifaccio riposare, di nuovo pieghe, riposo, pieghe. Dopodiché in frigorifero anche qui per 24 ore. Prima di infornare la mia focaccia vado a fare questa salamoia con olio, acqua e sale e ce la verso proprio sopra la focaccia. Questo darà quel tocco unto e sapidino che è tanto tanto buono. Anche qui cottura per una ventina di minuti, ma abbasso un pochettino i gradi per evitare di bruciarla, quindi sto intorno ai 210-220 gradi. Veniamo ai vari antipasti di pasta sfoglia, quindi antipasto numero 3, le mie famosissime girelle di pasta sfoglia, Philadelphia e zucchine. Però ho delle varianti in base ai miei ospiti perché non tutti amano le zucchine, non tutti amano il prosciutto, quindi di solito faccio tre varianti. La prima variante è semplicemente Philadelphia e zucchine, la seconda è Philadelphia zucchine cotto, la terza è Philadelphia cotto, ma il procedimento è sempre lo stesso, quindi che cosa ci serve per circa 12 girelle? Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, mi raccomando, una zucchina, mezza confezione di formaggio spalmabile, indicativamente vi dico che serviranno circa 120-130 grammi di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, del prosciutto cotto qualora lo vogliate utilizzare, in questo caso una confezione, quindi sui 100-120 grammi, sale e pepe, mi raccomando, non dimentichiamoci di salare le zucchine, è importante. Come si procede? Srotolo la pasta sfoglia e inizio a cospargerla con il formaggio spalmabile, ma sto attenta ed evito di prendere la parte finale, lascio circa 2 cm senza formaggio spalmabile perché poi dovremmo chiudere le girelle. Io la srotolo dalla parte della lunghezza. Dopo il formaggio spalmabile vado a posizionare le zucchine tagliate molto sottili. Per farlo vi consiglio di utilizzare o una mandolina o un pelapatate che è comodissimo. Sopra le zucchine sale e pepe fondamentale e se volete utilizzare il prosciutto cotto posizionatelo adesso sopra le zucchine. Arrotolo il tutto e solitamente lascio in frigorifero il rotolo bello tirato, avvolto nella pellicola in modo che si compatti per bene per un quarto d'ora, 20 minuti. Dopodiché lo tiro fuori e inizio a tagliare le mie girelle. Io faccio circa 2 cm a girella, dovrebbero venirne fuori 10-12. In forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Sempre con la pasta sfoglia faccio anche i rustici con il wurster, ancora più semplice da preparare. Anche qui servirà un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e una confezione di wurster di pollo grandi. Srotolo la pasta sfoglia e inizio a posizionare il wurster che arrotolo nella pasta sfoglia. Qui non ha bisogno di stare in frigorifero ad assestarsi. Taglio dei cerchiolini, anche qui di un paio di centimetri, spennello con dell'uovo e eventualmente anche semi di sesamo o semi di papavero in forno a 180 gradi, anche qui un quarto d'ora, 20 minuti e in un attimo è fatto. Prossimo antipasto, una quiche di verdure fatta però a modo mio. È una ricetta che ho sperimentato per il mio compleanno, è piaciuta molto e quindi voglio rifarla a Natale. Semplicissima, anche qui un rotolo di pasta sfoglia o pasta brisée, vi consiglio la pasta brisée, in questo caso rotonda. Lo stendo nella teglia, lo bucherello con una forchetta e poi vado a preparare il ripieno con 500 g di ricotta a cui aggiungo 3 uova intere, quindi inizio ad amalgamare il tutto. Aggiungo anche 100 g di panna da cucina, ma potete utilizzare anche la panna fresca, l'importante è che ovviamente non sia zuccherata. Aggiungo anche circa 50 g di formaggio grattugiato, per me è immancabile nelle torte salate, e poi sale, pepe e noce moscata perché ci sta benissimo con la ricotta. Se utilizzate una ricotta molto asciutta, potete aggiungere anche un pochino di latte per rendere il tutto più cremoso.
Prima di preparare il ripieno, bisogna preparare le verdure. Che cosa faccio io? Utilizzo un mix surgelato di verdure per l'insalata russa, quindi abbiamo cubetti di patate, cubetti di carote e piselli già mixati. Lo cuocio al vapore o in microonde, come sono più comoda, e una volta che si è raffreddato lo aggiungo al mio ripieno di ricotta, verso sulla pasta brisée, in forno a 180 gradi, 25-30 minuti. E ragazzi, è buonissima. Mi sono inventata una torta salata che è veramente buona, delicata, però saporita, veramente buona, la dovete provare. Altro antipasto che voglio preparare, che in realtà non preparo da qualche anno, quindi quest'anno sarà un ritorno, è un grande classico, ossia le tartine al salmone. Sono semplicissime da preparare. Queste tartine si preparano veramente in un attimo. Io prendo una confezione di pan carré, quello con i bordi, però non quello a foglie rettangolare, semplicemente i quadratini di pan carré con anche i bordi. Taglio a metà, tosto in padella o in forno, dopodiché un pochino di burro o volendo maionese o anche Philadelphia lo stendo sul triangolino di pane e poi adagio semplicemente un pezzettino di salmone e voilà. Se vogliamo fare qualcosa di carino per la decorazione potete utilizzare anche una fogliolina di prezzemolo oppure un pezzettino di erba cipollina giusto per dare un po' di colore. Sono di una semplicità imbarazzante però piacciono sempre a tutti, quindi quest'anno li voglio riproporre dopo anni in cui non li facciamo. I prossimi antipasti non li preparo io, ma comunque vi do le ricette perché le prepareranno un po' mia zia, un po' mia mamma. In particolare la pizza di scarola, che quando vedete nei video mi chiedete sempre: ma la tua mamma è napoletana per caso? Perché è una ricetta napoletana. Ed è una ricetta che mia mamma prepara ormai da anni a Natale, ma non solo, perché ci piace un sacco. Tra parentesi, la mia mamma non è napoletana, però ama cucinare, ama sperimentare, provare ricette nuove. Vi do la versione semplificata perché in realtà si dovrebbe preparare proprio la base della pizza in cui adagiare il ripieno di scarola. Io vi do una versione semplificata che si prepara veramente in un attimo perché basta acquistare due confezioni di base per pizza o base per focaccia già stesa, quindi una sorta di pasta sfoglia, ma in questo caso è una base per pizza. Per il ripieno utilizza sempre due cespi di scarola, li va a pulire, li va a lavare e poi dopo li mette in un tegame abbastanza grande con olio, aglio, fa rosolare per bene e aggiunge circa 80-100 g di olive, lei utilizza quelle denocciolate perché è molto più pratico, così almeno non bisogna togliere il nocciolo mentre si mangia. Aggiunge anche 30-40 g di pinoli, ma lei mi dice una manciata di pinoli, una manciata anche di uvetta che ha fatto reidratare in acqua tiepida poco prima e anche i capperi a sentimento a piacere e le mette anche un pochettino di acciuga, non so se c'è nella ricetta originale, ma lei fa scaldare l'olio con l'aglio e un pochettino di acciuga che si va a sciogliere e dà un po' di sapidità che non guasta. Aggiusta di sale, aggiusta di pepe, quando il tutto è cotto, quando la scarola è cotta, la lascia raffreddare e dopo la versa sopra la base per pizza, va a richiudere con l'altra base per pizza e poi in forno a 200 gradi. A differenza delle torte salate con pasta brisée o pasta sfoglia, ci mette un 45-50 minuti, però dipende molto dal forno, quindi controllatela quando è un po' dorata in superficie, allora è pronta. Prossimo antipasto, anche qui super semplice a livello più o meno delle tartine di salmone, sono dei rotoli di pan carré, Philadelphia e prosciutto cotto e praticamente vi ho detto tutti gli ingredienti. Una confezione di pane per tramezzini, in questo caso utilizziamo proprio quello rettangolare che non ha i bordi, solo pane bianco, va schiacciato un pochettino con il mattarello, deve assottigliarsi un pochino, va cosparso con del formaggio spalmabile, prosciutto cotto, si arrotola come le girelle, quindi si forma questo salamotto che viene avvolto nella pellicola e fatto riposare per qualche ora in frigorifero in modo che si compatti, si assesti per bene. Trascorse un paio d'ore si tira fuori dal frigo e si tagliano delle rondelle, quindi vengono fuori delle rondelle tipo sushi che sono semplici, fresche, buone. Anche queste sono molto gradite proprio perché sono anche molto leggere. Tra gli antipasti di pasta sfoglia mi stavo dimenticando le pizzette che di solito faccio sempre perché anche queste si spizzicano, si mangiano così. Anche qui rotolo di pasta sfoglia rettangolare, io la taglio semplicemente a quadratini in modo da non avere sprechi di pasta. Se volete fare qualcosa di più carino, prendete la formina
formina rotonda e fate le formine rotonde, ma ripeto, per non avere sprechi io faccio semplicemente dei quadrati più o meno di questa dimensione. Non le bucherello, vado direttamente con la salsa di pomodoro, la passata di pomodoro, quello che preferite. Io la condisco con sale, olio e origano perché mi piace molto. Per ogni quadratino circa un cucchiaino di passata di pomodoro, sopra mozzarella, olive, prosciutto cotto, tutto quello che volete, in forno 180 gradi. Un quarto d'ora, 20 minuti, sono pronte e sono buonissime. Anche queste, secondo me, mangiate calde, sono ancora più buone. Ho perso il conto del numero degli antipasti di cui vi sto parlando, comunque ce ne sono parecchi. Ce ne sono anche alcuni che quest'anno non farò perché altrimenti davvero dovremo mangiare soltanto antipasti e poi dovrei iniziare a cucinare tipo 2 giorni prima di Natale, perché se faccio tutti gli antipasti io non me la cavo più. L'anno scorso ho fatto dei mini panettoncini salati, quindi una sorta di muffin salato. La ricetta la trovate sul mio canale, vi basta cercare la ricetta del panettone salato. Seguite la ricetta, ma anziché fare un unico panettone, prendete gli stampini dei muffin e fate le monoporzioni. Veramente molto molto buono. E simile a questo c'è un'altra ricetta di muffin salati, però con zucca e speck. Anche qui trovate la ricetta sul mio canale, vi basterà cercare il video delle 4 ricette con la zucca. Sono spaziali, ragazzi, sono buonissimi. Quest'anno non li faccio semplicemente perché davvero li faccio da tanti anni, quindi voglio fare una pausa e poi l'anno prossimo sicuramente li ripropongo, come anche il prossimo antipasto che quest'anno non faccio, ma di sicuro l'anno prossimo sì, perché so già che me lo chiederanno quest'anno, il Danubio salato. Anche qui trovate proprio la video ricetta dedicata, se cercate sul mio canale Danubio salato vi viene fuori tutto. Io poi lo faccio, lo dispongo a mo' di alberello di Natale, quindi ci sono questi paninetti rotondi che vanno a formare un albero di Natale, quindi oltre ad essere buonissimo perché sono dei paninetti farciti con prosciutto e formaggio, o anche qui potete variare, scegliere quello che preferite, è anche bello, è anche scenografico, quindi quando arriva a tavola tutti wow, ma che bello! È anche molto semplice da fare, richiede un po' di attenzione perché comunque è un lievitato, però non è complicato, è molto più semplice ad esempio rispetto alla pizza o alla focaccia. E qui finiscono i miei antipasti, le mie idee di antipasti. Poi ci saranno anche altre cose che porterà, ad esempio mia zia, quindi insalata russa, gamberi in salsa cocktail, roast beef, vitello tonnato, ci saranno affettati, grissini con gli affettati, ci saranno un po' di cosine. Dopo gli antipasti, per chi riuscirà a mangiare ancora qualcos'altro, ci sarà il primo. Di solito facciamo sempre qualcosa al forno perché quando si è in tante persone è la cosa più pratica. Però quest'anno vogliamo cambiare, fare qualcosa di diverso, se vogliamo anche un pochino più leggero, perché comunque gli antipasti saranno veramente tanti. Raviolini del Plin in brodo. Il brodo lo farà mia nonna, penso che farà un brodo di carne e già che c'è fa anche il lesto, ma farà anche il secondo perché la nonna è quella addetta al brodo e al secondo. E di secondo, oltre al lesso con la salsa verde immancabile, ci sarà un polpettone che le viene una meraviglia, ragazzi. Lo prepara sempre ed è un qualcosa di pazzesco perché è un mix tra dolce e salato, ma in realtà non è dolce, detta così sembra un dolce, no? È salato al punto giusto, però all'interno lei utilizza anche un mix di ingredienti che danno quel pizzico di dolcezza, tipo le albicocche secche, le prugne, le castagne, tutto mischiato insieme alla carne, ai fondi di salumi, viene fuori un qualcosa, ragazzi, di pazzesco. Mi sono dimenticata di dirvi del sorbetto, perché tra il primo e il secondo di solito c'è il sorbetto che aiuta un po' a digerire. Poi chiaramente si mangia con molta calma, quindi non si corre perché altrimenti sarebbe impossibile mangiare tutte queste cose. Dopo il sorbetto il secondo e infine ci sarà frutta, quindi un sacco di mandarini, frutta secca, datteri, albicocche secche, fichi secchi, tutto quello che potete immaginare. Ed infine panettone o pandoro con la salsina, la cremina al mascarpone che faremo io e Gigi, anzi che farà Gigi. Di solito la fa lui mentre io mi dedico più al salato. E poi ragazzi, penso basta perché dopo tutto quello di cui vi ho parlato, non so come riusciremo a reggerci in piedi. Infatti collasseremo tutti quanti sul divano, film, e poi la sera, perché saranno qui tutti anche la sera, ci sarà semplicemente un po' di brodo. Anzi, vi dico la verità, c'è una ricetta che mia nonna fa sempre a Natale, io aspetto sempre a Natale per mangiarla perché ho provato a farla ma non mi viene allo stesso modo,
quindi mia nonna deve avere qualche trucco, qualche segreto. Si mangiano magari degli antipastini e poi c'è il brodo che ha preparato lei con la stracciatella. Non so se anche da voi si chiama in questo modo, so che in base alla zona d'Italia cambia il modo in cui viene chiamata. Praticamente è un composto formato da uova, formaggio grattugiato, pan grattato e credo basta, sale, noce moscata, pepe, eccetera, forse anche una grattatina di scorza di limone. Lei forma questo composto abbastanza compatto, rimane bello sodo, lo inserisce in uno schiacciapatate, lo schiaccia all'interno del brodo che intanto sta bollendo, lascia cuocere per qualche minuto e si serve in tavola. È una cosa troppo buona. Io veramente aspetto solo Natale per mangiarla perché è buonissima. Non so se è il fatto che sia fatta da mia nonna, non lo so, ma è buonissima. Ragazzi, il mio intento era quello di fare un video abbastanza breve e conciso, ma secondo me verrà fuori qualcosa di 20-30 minuti, qualcosa di eterno. Però almeno ho fatto un video dove finalmente vi racchiudo le ricette dei miei antipasti. Perché altrimenti ogni tanto ricevo dei messaggi, mi chiedete: Jenny, ma come si fanno le girelle? Come si fa quell'antipasto? Io devo sempre ricordarmi il vlog in cui vi ho raccontato la ricetta, invece così c'è questo video, è tutto qui. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero di avervi tenuto compagnia, di non avervi annoiati troppo con le mie chiacchiere. Vi mando un bacione grandissimo, e alla prossima, ciao!